Ben ritrovati a una nuova puntata di Pensieri e Parole in tempo di Covid. Oggi siamo in collegamento remoto con Claudio Succio, sindaco del comune di Bairo e anche libero professionista. Claudio, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di questa opportunità, di questo invito. Grazie per aver accettato per il collegamento, grazie mille. Allora, sindaco di Bairo, ma anche professionista. Io parlerei prima di quello che sta attraversando come libero professionista in questo periodo pandemico, in questa seconda ondata emergenziale. Sì, diciamo che le riflessioni prima di parlare da professionista o da sindaco, oggi bisogna parlare da umano, da padre di famiglia e da cittadino che vive il territorio. Oggi penso che questa crisi pandemica ci porterà a fare delle grandi riflessioni su quelle che saranno gli effetti psicologici sulle nuove generazioni, sulle generazioni, diciamo, che oggi sono la parte attiva del paese e sulle future generazioni che devono vivere i territori con l'uso di queste restrizioni, l'uso delle mascherine, che sicuramente lasceranno degli effetti psicologici. Gli effetti psicologici all'età avanzata, che considero la mia in avanti, diciamo, non ha grandi effetti l'effetto della pandemia, perché se si riesce a salvaguardare la salute, sicuramente la sopravvivenza umana rimarrà un ricordo, ma si riuscirà a cancellare. E questo lo vivo parlando con tantissima gente, con tantissime generazioni della mia età. Ma sull'effetto della classe, diciamo, produttiva, quelli che hanno da 20 a 45 anni e che sicuramente subiscono in modo, diciamo, meno influente l'effetto della pandemia, l'effetto, diciamo, virologico di questa pandemia, subiranno degli strascichi di rallentamento sulla loro economia, qualsiasi sia l'attività o qualsiasi sia, diciamo, l'attività. Ma cosa mi preoccupa maggiormente oggi? Come padre di famiglia sono sulle generazioni che vanno dall'età dei 6 anni, dai 5 anni, l'età della ragione, fino all'età dei 20 anni. Perché questa pandemia pregiudica sicuramente quelle che devono essere le loro formazioni, la formazione, diciamo, che parte dalla prima elementare, dalla scuola primaria, ad arrivare all'università. Perché secondo me, se non ci avviene il confronto costruttivo, quello che lo fa la maestra in aula, ma lo fa anche con il labiale, lo fa con il sorriso, sicuramente tutte queste generazioni subiranno degli stress psicologici che se lo porteranno avanti e lo subiranno sicuramente le generazioni a venire. Questo è sicuramente un mio punto di vista, che oggi tutti guardano gli aspetti economici di questa grande crisi. Io penso che non sarà soltanto questo l'effetto di questa pandemia, ma sarà sicuramente l'effetto di come verranno cresciuti i nostri figli, i nostri nipoti, perché sicuramente vivere di paura vuol dire creare degli scompensi psicologici, ma queste cose non le posso dire io, ma le devono dire sicuramente degli studiosi, e neanche non voglio fare l'esperto in nessuna materia. Per entrare più singolarmente sull'attività professionale, sicuramente si subisce un rallentamento, ma se questo rallentamento viene fatto, diciamo, in modo precauzionale su quelle che sono le nostre attività, diciamo, si subisce dei rallentamenti, ma si riesce sicuramente a lavorare e si riesce a fare lo stesso sistema. Certamente che accedere negli uffici pubblici con orari, diciamo, con delle limitazioni di orari, abbiamo sicuramente dei rallentamenti, ma questo non andrà a pregiudicare tantissimo quello che sarà il futuro.
queste sono un po' le attività sotto profilo professionale. Mentre per quanto riguarda invece l'attività di sindaco, posso dire che Bairo è ancora, suo malgrado, un'oasi felice, perché sulle esperienze, diciamo, della prima ora abbiamo cercato di fare il possibile sistema, cercando di comunicare con quello, per quanto è stato possibile, con i concittadini, e di fare quella che si chiama quel distanziamento sociale organizzato per poter limitare i problemi. E poi, come avevo già detto nella prima ondata, essendo una popolazione anziana che vive a Bairo sopra i 60 anni, sicuramente le problematiche sono inferiori rispetto a tanti altri comuni. Diciamo che per adesso il contagio è limitato ad una quindicina di persone, che sono tutte in buona salute, sono tra virgolette tutte asintomatici, in attesa, diciamo, dell'esito del tampone, ed è gestita, diciamo, questa pandemia in modo, diciamo, abbastanza organizzato. Ci impegniamo tutti e con l'impegno di tutti sicuramente si raggiungono, diciamo, il limite dei risultati positivi, pur sapendo che è un modo di vivere un po' ridotto, con delle riduzioni. Sicuramente il pensiero maggiore nel settore economico vanno a quei settori che giustamente lo Stato ha fatto delle restrizioni maggiori. Restrizioni maggiori che secondo me comunque potrebbero anche essere probabilmente riviste nel tempo, riorganizzate per cercare di dare dei servizi, perché anche chi lavora oggi ha delle grosse difficoltà a fare quello che si chiama il pranzo da sport, il take away, detto in inglese, in questo grande lockdown in zona rossa. Queste sono un po', diciamo, le problematiche a 360 gradi. Quale misura ha messo in campo il comune di Bairo per aiutare i cittadini? Consegna della spesa piuttosto che delle medicine? Diciamo che nella prima fase tutte queste attività erano state messe in atto. Adesso, diciamo, ci è stata fatta sicuramente anche un discorso di formazione tra famiglie e un'organizzazione dei propri negozi, che si riescono, diciamo, autogestire queste famiglie, perché hanno capito com'era il funzionamento e si autogestiscono, diciamo, quasi tutti. Quello che facciamo, per quanto è possibile, perché abbiamo anche un limitato numero di bidoni, facciamo la raccolta, diciamo, secondo il protocollo Covid, dei rifiuti differenziati, dove vengono raccolti tutti all'interno di queste famiglie che hanno questo problema, in modo indifferenziato tutta la raccolta dei rifiuti, e viene, diciamo, gestita così attraverso il nostro cantoniere, per evitare problematiche di raccolta. Per il resto non ci sono grossi altri problemi, diciamo, perché i contagi sono tutte famiglie che hanno comunque parenti in zona che si possono autogestire. Nella prima fase di lockdown invece era stata fatta un discorso di organizzazione di spesa sospesa alle famiglie. Oggi non mi è stato richiesto in particolar modo un discorso di aiuto, quindi non è che il comune a queste famiglie che sono state colpite dalla positività hanno bisogni particolari di farsi fare la spesa dal comune. Certo. Questa seconda ondata è più pesante della prima. Bairo invece forse la sta vivendo meglio? Sì, è più pesante, però diciamo che io parlo, diciamo, per esperienza. La prima ondata purtroppo eravamo tutti più impreparati e avevamo avuto qualche problema maggiore. Adesso, conoscendo un po' sia la sintomatologia sia le varie problematiche, non è che è stata gestita meglio, diciamo, la gente è più tranquilla, vive più tranquillamente, diciamo, il problema, e
deve accettare, diciamo, questa reclusione, come la chiamo io, per poter gestire questi 15 giorni aspettando che ci sia questo secondo tampone, diciamo, non più positivo, e che possa in qualche modo risolvere il problema per il libera, per essere di nuovo liberi di uscire dalle proprie abitazioni. Però diciamo che in paese è stato recepito il messaggio, la cosa, il tantan è quello sempre di verificare che nessuno stia male, ma che, diciamo, che sia gestibile questa, chiamiamolo, raffreddore influenza che possa, diciamo, pregiudicare in polmonite, diciamo, peggiorare in polmonite. Quindi quello che chiedo a tutti che siano, diciamo, verificati sempre i sintomi, chiamato il medico di famiglia per poter gestire tutte le varie problematiche. E devo dire che il grande lavoro lo stanno facendo, e li ringrazio, i medici del territorio, Angelo Testa, la Carola, Carola che mi sfugge il cognome adesso, tutti i medici che operano sul territorio, che, diciamo, gestiscono telefonicamente i problemi con visite, con videochiamate, per gestire un po' tutti i problemi, e non ci sono grossi problemi, diciamo, in questo momento non c'è nessun ricoverato, diciamo, in ospedale, e questo per, io lo ritengo di essere un sindaco fortunato in questo momento. Certo, senza dubbio. E invece delle misure economiche messe in campo dal governo, cosa ne pensa? Io, diciamo, ogni tanto penso quali possono essere le misure che potevano essere migliorate rispetto a quelle che sono state messe in campo. E penso che comunque l'attività del governo, mi piace essere, diciamo, sono convinto che quello che poteva fare l'ha fatto. Sicuramente io non avrei fatto determinate azioni, e avrei fatto più un discorso legato al, cioè, per dire, nella scuola avrei gestito in modo diverso, non avrei fatto andare sicuramente a scuola nessun istituto professionale, nessun liceo, mi avrei potenziato la didattica a distanza, magari comprando un portatile a tutti i ragazzi dalla prima alla quinta, anziché il monopattino, la bicicletta, un buono vacanza. Cioè, Ferrosolò nel senno di poi sono piene le fosse, non posso neanche giudicare questo, perché secondo me se facciamo didattica a distanza dalla prima alla quinta liceo, cioè per dire le scuole più alte, perché chi è che ha bisogno invece del confronto a scuola sono le scuole primarie, le scuole elementari, che hanno bisogno di più assistenza per poter arrivare a imparare a scrivere, a imparare determinati comportamenti. E avrei sicuramente potenziato di più questo supporto. E poi avrei cercato di implementare quello che potevano essere il numero di docenti. Il numero di docenti, pescandoli in tutte quelle persone che negli ultimi anni sono usciti dalle scuole e dall'università, cercando di dar loro l'opportunità di andare ad insegnare, e quindi cercando di mettere in aula docenti con meno ore di lezione ma più docenti. Questo perché? Perché l'esposizione del docente era inferiore, e sicuramente c'era l'opportunità di dare la possibilità a più persone di entrare nel mondo del lavoro, perché secondo me era l'unico modo per avere una maggior assistenza ai ragazzi. Sicuramente queste cose non dico che non siano state valutate, neanche difficile da gestire questo problema. Magari si potrà fare in futuro, se non arriverà subito questo antivirus che lo stiamo aspettando tutti, specialmente le persone più fragili. Questo è un po' il mio punto di vista, perché proprio parlando della scuola di Bairo, sicuramente servivano i banchi, ma secondo me sarebbe servito di più avere delle risorse umane in affiancamento alle maestre,
per poter fare una rotazione e poter dare una maggior garanzia, visto che comunque queste risorse umane sui territori ci sono, avremmo avuto l'opportunità di fare una rotazione maggiore sui docenti. Questo è il discorso che avrei visto io a livello piemontese. Comunque i sussidi che sono stati promessi sono arrivati tutti e siano stati messi in atto e speriamo per un futuro che riusciamo ad arrivare adesso in fretta all'antivirus. Certo. Lanciamo un messaggio ai cittadini oppure un appello al governo o alla regione? Io penso che il messaggio è quello di vivere in modo responsabile, il messaggio è quello di riuscire di stare vicino a tutta la popolazione, in particolar modo quella fragile, usando quella che si chiama l'autorevolezza di ognuno di noi che deve mettere in campo professionalità. Oggi si devono fare probabilmente meno mail, ma parlare di più ai territori, essere presenti non con dei messaggi, diciamo con delle mail, perché spesso e volentieri non vengono lette, ma dobbiamo cercare di stare vicino alla nostra gente. La nostra gente ha bisogno anche solo di una parola di conforto. Mi sto rendendo conto che a volte a gestire tutti i problemi burocratici siamo sempre di meno vicino alla nostra gente. Cosa chiedo ai giovani? Di adoperarsi, di non criticare, ma di adoperarsi per fare qualcosa. Di quel qualcosa alle generazioni più anziane, che deve essere, quella si chiama autoformazione. Soltanto in quel modo riusciamo a migliorarci, perché non è neanche con la repressione che andiamo a risolvere i problemi, ma è con la formazione. Quindi quello che chiedo è che ci sia questa assistenza da parte di tutti e chi ha bisogno, pur sapendo che la nostra popolazione piemontese canavesana piuttosto muore, ma non chiede, ma chiedo proprio che venga, diciamo, l'aiuto, che ci sia l'attenzione da parte del cittadino, che se c'è qualcuno in difficoltà chiami per poter essere aiutato e che non venga, diciamo, lasciato solo. Questo è il messaggio che voglio dare, perché purtroppo il cittadino canavesano non è nel suo modo di essere che scende in piazza a lamentarsi. Il cittadino canavesano tende ad arrangiarsi ed è questo il mio grosso cruccio che mi pongo tutti i giorni e che cerco di passare a capire se qualcuno è in stato di bisogno rispetto ad altri. Questo è un po' il messaggio, però la cosa mi deve essere segnalata dalla gente, perché io non posso arrivare a casa di tutti per capire tutti i problemi. Queste sono un po' le mie preoccupazioni da papà e da sindaco. Grazie mille, Sindaco Succia. Grazie per le sue parole e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro Magda. Grazie, a Buona presto. giornata. Ciao, ciao. Alla prossima puntata di Pensieri e Parole in tempo di Covid. Buon proseguimento.